While the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Which is the name of the game? Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down. Ed è per questo appunto che vi ringrazio tutti per essere qua. È la maggior ragione importante in questi tempi. Io credo che nelle ultime due settimane quello a cui siamo stati esposti è stato un insieme di eventi e di immagini drammatiche che dal Bangladesh alla Puglia, dalla Francia alla Turchia ci rimandano un mondo in estrema trasformazione e è un mondo che non conoscevamo prima, una relazione estremamente diretta con quanto ci accade intorno. Perché? Perché da questi momenti se ne esce solamente sapendo chi siamo. Il lavoro che facciamo quotidianamente rispetto all'identità collettiva, io lo ripeto spesso, di volere una RAI che è per te e per tutti. Dentro a quel per tutti c'è una volontà di ruolo che riguarda l'essere sociali, cioè l'essere collettività, a cui credo che nel nuovo mondo dei media nessun altro possa aspirare quanto noi, e nessun altro debba aspirare quanto noi. Io credo che sempre di più nei momenti difficili uno debba raccogliersi intorno alle cose che raccontano ciò che ciascuno è. Ed è per questo che la volontà nostra non è di celebrare ricorrenze in maniera formale, ma è il contrario, è fare in modo che le occasioni in cui ci siano delle ricorrenze per ricordare possano essere un elemento per riuscire a far sì che questo racconto rimanga sempre vivo. Domani appunto è l'anniversario della strage di Ramelio. Io sono rammaricato che quest'anno per impegni istituzionali dovrei essere in aula al Senato, non potrei essere presente al momento appunto della strage di via Ramelio. Ma voglio tracciare un brevissimo ricordo anche con dati personali di Paolo Borsellino. Aveva un carattere molto semplice, estroverso, e aveva mantenuto quello spirito coreatico che gli faceva fare degli scherzi terribili a colleghi poco suscettibili o permalosi, così come per esempio amava andare in maglietta con la polo anziché con la seriosa giacca e cravatta al lavoro. Aveva un modo particolare di comunicare, parlava ma non solo con le labbra ma anche con gli occhi, e poi aveva un modo particolare di arricciare il naso nel momento in cui lanciava una delle sue feroci battute ironiche o sarcastiche nei confronti di qualcuno. Aveva col lavoro un rapporto veramente frenetico, appassionato, non guardava alla fatica e aveva una grande gratificazione dallo stesso lavoro. Una grande umanità era la sua caratteristica principale, affabilità con tutti, si relazionava con chiunque, era pronto appunto alla battuta, allo scherno, allo scherzo. E soffriva molto la vita blindata, voleva una vita normale. Una volta lo incontrai in un supermercato che si aggirava fra i banchi e gli ho detto: ma come? In questo momento di tensione, ce lo sai, ogni tanto un po' di libertà, e poi sai, voglio anche dare un'occasione a qualcuno che mi deve uccidere di farlo senza coinvolgere i ragazzi della scorta. Questa è la sua grande umanità.